Cari telespettatori, rieccoci insieme. Adesso è la volta di Emanuele Boaretto, che è il presidente di Federalberghi Abano e Montegrotto, collegato con noi dalla sua sede, naturalmente. Ben arrivato, presidente. Lei si trova nel suo albergo oppure a casa? No, in questo momento sono nell'azienda, diciamo, di famiglia, da dove siamo partiti. Siamo qui nella nostra azienda, in albergo. E quindi siete in albergo. Un albergo che però è deserto. È chiuso a questo punto. Adesso è praticamente dal 22 di febbraio, noi abbiamo avuto le ultime partenze, poi siamo chiusi da qualche giorno successivo, siamo chiusi completamente. Ma quindi non sono perché più di due mesi che noi non abbiamo ospiti. Ma perché, non perché il DPCM vi abbia chiuso, ma perché non ce n'è per nessuno? No, nessun DPCM emesso dal nostro Presidente del Consiglio ha obbligato alla chiusura delle strutture alberghiere, ma di fatto, avendo bloccato la gente in casa, avendo bloccato buona parte delle imprese, avendo bloccato lo spostamento interregionale, di fatto ci ha privato di una qualsiasi possibilità di avere dei clienti. E quindi è chiaro che gli alberghi, pur essendo ufficialmente o potrebbero essere aperti, sono di fatto chiusi. Ecco, lei tra l'altro rappresenta Federalberghi Abano Montegrotto, quindi la zona delle terme sostanzialmente, però anche a livello nazionale ha un ruolo significativo, quindi di terme lei se ne intende? Beh sì, ho la doppia veste, nel senso che rappresento i miei colleghi di Abano Montegrotto, che è la più importante stazione di cura europea, con quasi 100 alberghi, 5.000 dipendenti, tra diretti e, diciamo così, a tempo determinato, ma soprattutto a tempo indeterminato. E poi rappresento anche Federalberghi Terme Nazionale, che cura gli aspetti relativi a tutto il termalismo e i rapporti che abbiamo noi con il governo, con la conferenza Stato-Regione e con il Ministero della Sanità per quanto riguarda appunto le terme. Bravissimo, e questo volevo collegarmi, il termalismo, qui parliamo di salute perché una sorta, anche è una vacanza, un piacere, un turismo, non dico di no, il turismo termale, però ha a che fare in modo molto stretto con la salute e con anche il riprendersi magari dopo una patologia di un certo genere, perché le acque termali hanno delle proprietà terapeutiche eccezionali. Agganciandosi a questo, il discorso di una riapertura delle terme in modo anche proficuo non è ipotizzabile, con un plus in più rispetto all'hotel collocato in una città d'arte anziché da un'altra parte? Guardi, innanzitutto noi stiamo ancora attendendo chiarimenti per quanto riguarda l'apertura e lo svolgimento delle nostre cure termali, delle nostre terapie in genere. Perché sono noi state possiamo chiuse? Possiamo fatto essere aperti come albergo, ma la parte termale, anche proprio a livello regionale, sì, al momento siamo bloccati. Certo, le nostre strutture, per come sono state ideate, per come sono state costruite, per i servizi che offrono, hanno sicuramente dei vantaggi e sicuramente hanno qualche, diciamo, punto in più rispetto a una vacanza di tipo tradizionale in un albergo che normalmente possiamo incontrare nel panorama turistico italiano, perché abbiamo la possibilità di soddisfare non solo dal punto di vista della pensione completa la nostra clientela, ma abbiamo anche tutta una serie di servizi che via via in questi anni si sono arricchiti di molte possibilità. Oltre ai nostri reparti termali, che sono sempre controllati dal direttore sanitario e da personale che tutti gli anni, tra l'altro, segue dei corsi per acquisire i crediti formativi che sono normalmente, notoriamente, consigliati e comunque obbligatori per tante altre categorie, abbiamo poi soprattutto sviluppato tutto un aspetto anche ludico e piacevole, che è quello dedicato alle piscine, dove ne abbiamo molte, molte sono attrezzate con vari tipi di giochi d'acqua, di idromassaggi, di percorsi Knipe, e quindi da un punto di vista del beneficio che una persona che si reca ad Abano e Montegrotto in queste strutture, noi effettivamente abbiamo qualche cosa in più. Soprattutto perché noi abbiamo un'acqua termale che la natura ci dona costantemente a temperature molto elevate, che al proprio interno ha dei principi attivi, sì, antidolorifici, che sono superiori al cortisone derivato da sintesi farmaceutica. E questo ci dà una marcia in più. Eh sì, infatti.
Ma è appunto, da questo, sotto questo profilo, quindi facendo leva su questo aspetto, quindi fatto terapeutico e anche curativo, vabbè, riconosciuto questo a livello mondiale delle terme, non avrebbe ancora più senso aprire queste strutture per dare la possibilità alle persone che comunque hanno avuto momenti anche difficili, chi anche si è ammalato ed è guarito, oppure chi comunque ha fatto 2 mesi di reclusione, che non è poca cosa, di poter fruire di queste, dei benefici delle terme, anche per le inalazioni, per i fanghi, perché non si parla neanche dei fanghi, ma i fanghi hanno un'importanza strategica per il fisico, no? È indubbio che un soggiorno presso le nostre strutture, con questi specifici e con queste specifiche attenzioni e diciamo così prodotti che abbiamo, porterà e porterebbe sicuramente un beneficio alla persona che in queste strutture alloggerebbe. Certo che, se mi posso permettere, è molto difficile pensare oggi a una ripartenza. Perché? Perché? Primo, non abbiamo ancora l'apertura tra una regione e l'altra. E tra i nostri ospiti soprattutto abbiamo lombardi, mamma emiliani, mia, toscani e piemontesi. E quindi questo è uno dei problemi, perché voglio dire, tu puoi aprire, ma se poi non hai la gente che viene è come se non avessi aperto. In secondo luogo abbiamo una difficoltà nell'affrontare questo aspetto, perché non sono risolti 2 principali problemi che sono stati anche elencati dal nostro Presidente nazionale. Il primo è la responsabilità penale che corre in capo all'amministratore o al proprietario di una struttura termale, che praticamente in caso di incidente, chiamiamolo incidente, ma in caso di contagio di un ospite o di un dipendente, noi verremo chiamati a rispondere in solido sia dal punto di vista civile che dal punto di vista penale. E questo noi non lo possiamo accettare. Però la seconda è che vogliamo assolutamente, e qui veramente il governo ci deve ascoltare e la regione ci deve sostenere in questo caso, deve essere derubricato il contagio da coronavirus da infortunio del lavoro e sul lavoro a malattia. Non è pensabile che un dipendente che si ammala e non sappiamo dove possa essere ricondotto a un infortunio di tipo professionale e lavorativo. Questi 2 punti sono veramente fondamentali e sono, come dire, bloccanti per quanto riguarda la serenità di una struttura che dovrebbe riaprire e aprirsi al turismo. Ecco, io chiedo una cosa, questo, ma ci deve essere la dimostrazione del nesso di causalità. Cioè, io devo dimostrare poi che mi sono contaminato in quella struttura. E, cioè, come lavoratore ci può essere, possono essere anche gli estremi, ma come cliente può darsi che se l'abbia preso in un negozio anziché a contatto con un altro. Vede, non lo so. Noi siamo una comunità aperta, l'albergo di per sé è una comunità aperta. Non è che alle 8 apriamo, arrivano i dipendenti, a mezzogiorno vanno a mangiare oppure fanno l'orario continuato, alla fine se ne vanno a casa. Noi abbiamo persone che tutti i giorni, in questo caso i nostri clienti, che possono entrare e uscire più volte nella nostra struttura, nelle strutture turistiche alberghiere. Quindi è una comunità aperta e possono andare al mercato piuttosto che nei negozi, nei pubblici esercizi e via di seguito. Quindi è chiaro ed evidente che il buon senso vorrebbe che questa cosa non causasse e non provocasse un dibattito di questo tipo. Però vede, quando la norma prevede che diventi infortunio, automaticamente scattano controlli, automaticamente ci sono tutta una serie di cose che devono essere verificate. Sì. Se poi disgraziatamente questo infortunio dura più di 40 giorni, automaticamente scatta il penale e il processo. E siamo poi noi che dobbiamo dimostrare che non è vero o che non siamo noi responsabili. Ma si rende conto di che cosa effettivamente il legislatore ha creato? Ha creato un mostro che di fatto deve essere rimosso. Questa non è cosa di poco conto. Sotto questo profilo vi siete mossi, vi state muovendo qualcosa a livello con il governo? Perché è di competenza naturalmente del governo questa cosa qui. A tutti i livelli. Però mi deve consentire, ma il solo fatto di aver trasformato, non nella notte dei tempi, poco tempo fa, con il primo DCM, che il contagio da coronavirus diventi un infortunio, è già questo aberrante di per sé. E questo significa che dal punto di vista anche della competenza, ma anche della sensibilità verso le imprese, sembra un atto contro le imprese questa cosa qui.
Cioè l'Italia è contro le imprese, non può essere chiamata l'impresa sempre a rispondere di cose che non, dove non c'entra assolutamente nulla. Ma era per mettere in carico all'INAIL. È come dire, al prossimo inverno che prende l'influenza, che la può passare a tutti i colleghi di lavoro e i dipendenti, va bene, il proprietario diventa responsabile di questo. Non è possibile, è sbagliato. Ma forse era per metterlo in carico all'INAIL come costo? No, guardi, non è la questione, perché allora a questo punto basta solamente travasare dei soldi dall'INAIL, se ne ha, all'INPS che magari non ne ha, ma non si può creare un mostro di questo tipo. Mi scusi, ma su questo voglio essere chiaro e deve essere chiaro per tutti. Le imprese devono fare le imprese, devono lavorare in sicurezza, devono rispettare le norme che ci diamo, perché ci diamo, perché noi siamo i cittadini e i nostri rappresentanti ci rappresentano. Ci dobbiamo dare delle norme che siano comprensibili, sostenibili, va bene, e che non creino problemi, anche dal punto di vista semplicemente burocratico. Assolutamente. Lei mi ha fatto delle premesse che mi fanno capire che sarà un po' duretta il presupposto per quest'estate. Lei peraltro non è che ha soltanto questo hotel, per cui ha un panorama abbastanza articolato nel settore alberghiero, no? Sì, non ho solo questa azienda, ne ho quattro. Due a Padova, una in Sardegna e una qui a Montegrotto, ma io mi sento di rappresentare veramente i miei colleghi e mi sento parte di essi e naturalmente condivido le ansie e le paure che abbiamo. Quali sono le ansie che avete voi nel settore termale? Perché noi ne abbiamo parlato prima fuori onda, però non l'ha raccontato in trasmissione, quindi quali sono un po' le paure sostanzialmente? Ma una parte gliel'ho appena descritte relativamente Questo, a quei sotto questo profilo, che non è poca cosa. Poi c'è il problema di come possiamo fare fronte ai costi che quotidianamente maturano, perché anche pur avendo le aziende chiuse abbiamo dei costi che continuano a correre e soprattutto abbiamo delle scadenze che si stanno avvicinando alle quali sembra che nessuno interessi, va bene, e che nessuno pensi. Allora, lei deve sapere che a giugno c'è tutta una serie di scadenze, sia fiscali che tributarie. E noi non sappiamo come far fronte. Quel famoso decreto che viene chiamato decreto liquidità, che io non lo chiamerei decreto liquidità, ma lo chiamerei semplicemente decreto garanzia. Lo Stato dà una garanzia, dice, guarda, ti do questa garanzia, vai pure ad indebitarti nelle banche. Ma significa aggiungere debiti ad altri debiti. E poi noi li dobbiamo comunque restituire. Allora, vede, cioè tutto è stato messo in piedi, tutto un meccanismo abbastanza farraginoso. Intanto abbiamo già incontrato delle difficoltà, così mi è stato raccontato dai miei colleghi, che chi si è rivolto in banca a seguito di questo decreto di liquidità, fino a 25.000 euro hanno chiesto 19 documenti. Da 25.000 euro in poi c'è tutta un'altra serie di cose da affrontare. E poi c'è il costo di chi deve dare questi soldi, il costo di chi deve controllare che siano dati in maniera opportuna. Noi abbiamo fatto semplicemente delle proposte che a mio modo di vedere sono molto semplici e credo potrebbero valere per tutte le industrie, ma noi che siamo il comparto, il turismo, il comparto che ha chiuso da subito e sarà l'ultimo a ripartire con grandi difficoltà e lo stanno scoprendo tutti, va bene, abbiamo detto non fateci pagare le tasse e mi spiego. C'è l'IMU che scade il 16 di giugno, non fatecela pagare, non c'è da fare, diciamo, da impegnare una commissione per capire che questa cosa si può fare. I calcoli sono semplici, taglia a metà, al 50, al 20, al 10% l'aliquota, quello che è, e quindi è semplice. E praticamente i soldi restano direttamente in tasca all'imprenditore, perché non li deve tirare fuori, ma soprattutto... Non distribuendo denaro, non vai ad attirare quelle che io chiamo le mosche, le api della malavita, che potrebbero in questo passaggio di denaro trovare l'occasione per inserirsi in certe situazioni. Certo. E qui abbiamo l'IMU, l'ICI, la l'IMU, la TARI, la TASI, la tassa sulla pubblicità, abbiamo il canone RAI. Pensi al canone RAI che noi stiamo pagando e che abbiamo pagato, che di fatto nelle nostre strutture di tutta Italia, perché di tutta Italia si sta parlando, nessuno guarda la televisione. La SIAE, le insegne, sono tutte cose che effettivamente... Che fate insomma, sono tanti soldi tra l'altro. Sono tantissimi, ma soprattutto c'è tanta burocrazia. C'è tanta burocrazia.
e non possiamo aggiungere burocrazia a quella che già abbiamo. Assolutamente. Quindi semplifichiamo, come diceva Carlo Calenda, semplifichiamo. Anche questo è un costo. Questo lo invocano tutte le categorie trasversalmente, tutte assolutamente. Voi vi siete riuniti come, se non altro virtualmente, come albergatori, lei ha riunito un po' i vari appartenenti alla categoria per capire quali strategie adottare per comunque affrontare una stagione in qualche modo? Quindi vi aprirete, cioè cosa farete? Allora, come imprenditori, una volta enunciata la nostra difficoltà, è rappresentata la nostra difficoltà e messe sul tavolo le critiche, comunque ci corre l'obbligo di vedere il nostro futuro comunque in maniera positiva, nel senso ci dobbiamo impegnare affinché quello che noi abbiamo davanti non diventi un cielo grigio, ma diventi un cielo azzurro. E quindi assieme abbiamo già messo in atto tutti quei passaggi per, io dico, tirare un elastico in modo da essere pronti a partire appena si diraderanno le nuvole di queste grandi difficoltà. Almeno quando noi avremo una data di quando potremo aprire, noi siamo pronti a mettere in campo un percorso promozionale per aiutare le nostre aziende a ripartire, a creare occupazione, a ristabilire quell'equilibrio socio-economico che le nostre comunità hanno bisogno. Perché badi bene, se noi non salviamo le imprese, se non salviamo i posti di lavoro, come diceva Mario Draghi, succede che praticamente anche il tessuto socio-economico, del quale tutti noi facciamo parte, subisce un disequilibrio che alla fine porta amarezza nelle famiglie, la mancanza di reddito, e questo ci mette in grande difficoltà. Assolutamente. E dobbiamo stare molto attenti a questo. Ma dal punto di vista invece delle offerte per i turisti, se ipotizzando che comunque magari tanti vacanze non ne avranno chissà quante, che non vorranno muoversi, sarà difficile andare all'estero per varie ragioni, un turismo anche locale o del nord Italia, che dir si voglia, o nazionale, regionale, voi avete pensato a qualche strategia per invogliare ad recarsi presso le strutture? Beh sì, noi innanzitutto molte aziende che nel nostro territorio nel mese di luglio effettuano una sosta stagionale probabilmente riusciranno o terranno aperte le strutture. Chiaramente poi abbiamo elaborato tutta una serie di pacchetti, perché lo sento anche dai miei colleghi, proprio per accattivarsi l'attenzione del nostro pubblico e offrire comunque la possibilità di trascorrere qualche giorno in serenità nel nostro territorio, nei nostri colli urbani, nella nostra bella città di Padova, ricca poi di offerte anche culturali. Sì, effettivamente abbiamo fatto molto e soprattutto abbiamo questo progetto e questo programma di promozione di tutta la zona, proprio per far ripartire questo nostro, questa nostra industria, questo nostro settore, il comparto alberghiero. Sì, abbiamo fatto parecchio e credo che nei prossimi giorni, soprattutto nelle prossime settimane, quando noi avremo finalmente la data nella quale potremo aprire completamente le nostre strutture e svolgere appieno il nostro lavoro, quindi non solo quello della ricettività ma anche quello della terapia termale, metteremo in campo tutta una serie di promozioni e di attività che speriamo aiutino tutti. Ecco, tra l'altro ricordiamolo, perché anche il Presidente Zaia, gli è stata posta la domanda in conferenza stampa, ha dato un'apertura dicendo che anche per le piscine, per lui è possibile l'utilizzo delle piscine con le dovute cautele, perché ricordiamolo, ogni albergo ha diverse piscine termali, però tutto resta bloccato invece al DPCM che blocca il turismo, per cui uno è legato all'altro. Però di fatto è possibile la fruizione delle piscine anche in giornata, quindi cambiare un po' la vostra formula, visto che magari tanti se non andranno in ferie però avranno magari sabato e la domenica liberi, non lo so, cambiare qualche cosa pur di catturare. Senza dubbio questa è una delle, senza dubbio questa è una delle possibilità che avranno le aziende, soprattutto per soddisfare il turismo di prossimità, coloro che abitando attorno a questo territorio potranno avere la possibilità di usufruire anche quotidianamente, giornalmente, delle nostre strutture. Senza dubbio sarà anche questo una goccia che aiuterà le imprese a lavorare. E mi permetta, debbo riconoscere che dei tre livelli
quello che fino adesso ci ha ascoltato di più e comunque, pur non potendo magari risolvere il problema, ma comunque ci ha ascoltato, è stata la Regione. Io ringrazio in primis l'assessore Donazzà, che effettivamente c'è stata vicina nel passaggio e nel riconoscimento del, diciamo, del sostegno reddito da parte per i lavoratori. Però qui devo anche riconoscere che dopo 2 mesi, attualmente sul territorio, non è arrivato ancora 1 euro per la cassa integrazione dei nostri dipendenti. Questo non è tollerabile. Questo non è tollerabile. Ma questa è responsabilità di chi? Beh, questo è statale la cosa. Il governo? Il governo. Dipende dalla, l'INPS che deve erogare di fatto la cosa. Ah, santo saranno cielo. Stati operati di carte, di richieste, eccetera. Certo però che non possiamo raccontarlo a chi vive magari di un sussidio un mese, 2 mesi senza questo, cosa gli vai a raccontare? No? Quindi sono situazioni un po' imbarazzanti. Assolutamente. Un'altra questione rapidissima, perché siamo quasi in chiusura. Gli stagionali e quindi tutti quegli operatori che lavorano nel vostro settore però stagionalmente, cosa sono? Senza lavoro? Sono senza lavoro, siamo riusciti comunque ad aiutare, diciamo lo Stato, il governo li aiuta, anche loro avranno qualche parte di sussidio, certo comunque che per quest'anno gli stagionali, quelli che sono normalmente assunti a tempo determinato per coprire alcune fasi della stagione, effettivamente quelli quest'anno sarà impossibile trovargli una occupazione. Effettivamente è una cosa abbastanza, diciamo così, grave, ma questo vale per tutto il territorio regionale, non solo per Abano e Montegrotto. Assolutamente. E la situazione è questa. E la struttura invece interna, l'organizzazione dei ristoranti e di tutto l'ambito anche delle terme è difficile e complessa oppure avete già dei progetti? Ci stiamo ragionando, effettivamente abbiamo molte idee, azzardiamo molte soluzioni perché non è facile seguire le linee guida che il governo ci ha dato per tutelare le persone dal contagio del Covid-19 e comunque sono state trovate, abbozzate alcune soluzioni che potranno comunque soddisfare la parte ristorativa nelle nostre strutture. Yeah. Diciamo che a parte le colazioni e i buffet che sono spariti e le colazioni a buffet che vengono a mancare, diciamo, cercheremo di sopperire con le colazioni direttamente in camera oppure con un servizio al tavolo come è concesso, diciamo così, dalle linee guida del governo. Ecco. Chiaro. Certo, troveremo le soluzioni. Tra l'altro mi permetto di dire, i veneti non prendono paura, lasciateci lavorare che poi noi le soluzioni le troviamo, assolutamente. Guardi Presidente, la ringrazio moltissimo, a questo punto ci riaggiorneremo anche con lei perché intanto voi maturate le soluzioni, poi le dovremo annunciare quando ci sarà questa ulteriore apertura in modo che poi tanti possano anche essere messi a conoscenza e magari fruire di queste strutture bellissime dell'area termale e molto positive anche per la salute stessa della persona a questo punto. Grazie molte. La ringrazio per l'attenzione e il tempo che avete concesso a questo comparto che effettivamente lo rivendica, essendo il primo comparto della Regione Veneto, la prima industria della Regione Veneto. Assolutamente. Grazie ancora Presidente, buona serata, buon lavoro e a risentirci, buonasera. A rivederci anzi. Grazie ancora. Allora cari telespettatori, velocissimi, corriamo in pubblicità, poi ritorniamo insieme, un'altra intervista, vi aspetto, un altro approfondimento.